I bambini oggi sono messi sotto stress da un'infinità di cose, perché è entrato il concetto americano che da piccolo può imparare tutto. Allora, devi imparare l'inglese, devi imparare a sciare, devi imparare a giocare a pallone, devi imparare, se sei una bambina, a danza, o se no suonare il pianoforte. E poi cos'altro? Quando tu hai troppi stimoli rispetto alla tua capacità di contenimento e di elaborazione, hai due chance. O vai in angoscia o abbassi la percezione emotiva. Cioè lo stimolo arriva e tu è come se non fosse arrivato niente. Queste emozioni vengono uccise già lì. Dunque, o vai in angoscia, la stessa angoscia che hanno i vecchi come me, che non escono più di casa, oppure se escono fa sempre lo stesso giretto, perché lì conoscono tutti i possibili stimoli che li possono sopraggiungere. Non ne fanno uno più ampio, perché dovrebbero mettersi all'allerta, no? Anch'io quando vado a Milano in zone che non conosco sono un po' perso. Mentre uno come lui non gliene porta niente se non riconosce le strade, perché le trova subito col suo telefonino. Ecco, allora, come i vecchi non tollerano di avere più stimoli di quanto non ne riescano a elaborare o a contenere, così i bambini. E allora, per evitare di andare in angoscia, abbassano il livello percettivo. Arriva lo stimolo e loro se ne fregano. A quel punto non si istituisce un'emozione come indice. Indice del tuo comportamento, delle parole che dici, del riflesso che le cose ti fanno, del riflesso delle cose del mondo che cosa fanno dentro di te. Tutto questo è abbassato, tutto questo si chiama psicoapatia. Apatia della psiche. Nel 98 io ho seguito la storia di Erika Omar per Repubblica, dovevo fare degli articoli, mi sono dovuto leggere tutto quanto. Volete vedere una situazione psicoapatica? Non quando uccidono la mamma e il fratellino. La situazione psicoapatica viene subito dopo, quando i due ragazzi vanno, come dicono le carte del tribunale, nel solito bar, come ogni giorno, a bere la solita birra. Quindi quei due ragazzi lì, per loro, quel giorno non era niente di diverso degli altri giorni. Questo è il momento psicoapatico. La psiche non ha registrato la differenza. Ecco, se noi riempiamo i ragazzi di un eccesso di stimoli, loro riducono la percezione, l'importanza di quel che gli arriva, perché non ce la fanno a contenerli, si stressano.